Thank you.
dura 3. Penso che una coattella sei. Ma ero tutta non pronta. Sei una coattella. Una coattella coassiale. Buonasera comunque. Sto aspettando la Mimi ma non arriva. Quindi nel frattempo. Ma perché qui con me? Adesso lo dico. Si dice bene che ho mangiato il Mac e sono felice. Povero Mac. Ma come mangiate il Mac? Come povero Mac? 3000 euro di computer. No. Oh no. Credo. Ciao Amio. Buonasera. Track to Amio. Rectamio è bellissimo. Ti rendi conto, Matt, che piuttosto che non farmi giocare Dredge con lui, si è inventato questo gioco mai sentito in vita nostra. Lo sono inventato. Vive i coatti romani. Eccomi. No, ma che vive i coatti romani? Non devi dire così, perché poi lei ci credi sia vero. E poi fa la coatta. Io purtroppo ho questo lato di me. Non si deve dire vive i coatti romani. È una cosa sbagliata. Non posso nascondermi dietro un dito. Volevo iniziare la live
partendo con una barzelletta. No, ma guarda che sei proprio un bastardo. Passi la penna, per favore. Ti chiedo a te, perché mi si rompe lo schienale. Devo assolutamente cambiare sedia, ma non ho i soldi per farlo. Allora, questa è per te, Matt. È tutto lì. Ah, ecco qua, questa è la cattiveria, ragazzi. Tra l'altro, sto pensando, Matt, ma tu lo hai mai visto Ciao 2020? Perché io... dobbiamo vedere Ciao 2021. Sì. Però prossimamente pensavo di fare un rewatch. Ma in live? Sì. Alexa, scegli un numero tra 1 e 485. Potremmo fare un rewatch e una first impression 54 del 2021. Sì, esatto, cioè fare tutte e due, chiaramente. Ok. Tanto dura un'ora. Qui non ho fatto. Mi sa che mette un po' indietro. Esatto. Allora, mette, questo è per te. Un carabiniere sta facendo le parole crociate. 12 orizzontale, 2 lettere. 6 romano. Ci pensa un po' e poi scrive. No. Mi dispiace per lui. È un coatto romano. Ciao 2020, Matt. Ciao 2020. È un... uno spettacolo russo italiano uscito su russo, YouTube. Russo tradotto in italiano... intenzionalmente male. Meraviglioso, tra l'altro. Che differenza c'è tra un libro e una donna? Il libro inizia con l'introduzione e finisce con l'indice. La donna inizia con l'indice e finisce con l'introduzione. Che merda questa battuta. Mamma mia. Che tre... Matt, ho riso, ho riso. Cosa ridi? Parliamone. No, ma secondo me sta ridendo per la barzelletta del carabiniere. Perché secondo me mette molto indietro con la live. Io, Matt, fossi in te, ricaricherei un po'. Probabilmente qualche problema di connessione. Non sono io perché non ho perso pacchetto. Magari un po'. Una ricaricata rapida la farei. Ma l'introduzione è veramente terribile. O forse era la risata era per Ciao 2020, però mi sembra un po' esagerata credo, come reazione. Sia per la battuta. Un po' in comunque non lo difficoltà. So perché, ma noto che comunque c'è questo problema anche con me di solito quando ti seguo. Ma di solito non è così, cioè pure quando parlo con Matt non è così. Ah, ok. Oggi è proprio greve. Bravo Matt. Morendo. Allora io inizio caricare il tutto se riesco. Non ho capito, ho i DPI del mouse altissimi e non riesco ad abbassarli, non me li abbassa, una cosa imbarazzante. Embarrassing. Che cos'è sta roba? Ma vediamo. Allora devo alzare qua. Il 4 luglio ti finisce l'abbonamento, eh? No. Sì, l'offerta, no, l'offerta dell'esistenza di quel... Oddio, ah, dici che l'offerta, cioè che è il mio abbonamento. Credo, perché se è incluso capisco che mi è sa di sì. L'abbonamento tuo. Merda, devo spendere soldini. Come si fa? Non mi porterai mai più al cinema. No. Va a finire che ti ci devo portare io. Mi sa di sì. Figurati. E continuiamo così per forza. Ecco, va bene. Prova. Mio... Amio, io non se riesco a farlo. Amio. Sa come il maranzero. Mette, prova a scrivere qua. Ok, ci siamo. Perfetto. L'ho letto adesso, quindi sappi, così capiamo se c'è ritardo o meno. Io devo fare una cosa. Che ti fa? Cosa che non si può. Una cosa che non si può fare in live. Ho visto del sotto. Vabbè, niente di particolare. Mi dovevo grattare, ma
Siete persi come ho rovinato Sephiroth col corsivo. La vedete deve essere tolta in live. No, mi dovevo solo grattare il sotto. Glielo devi dire perché se no... Il sottotetta mi dovevo grattare. Ci sono due modi per diventare famoso. Conoscere Yotobi... Non voglio diventare famoso. Conoscere Yotobi o levarsi i reggiseni in live? No. Conoscere Yotobi... Ma, Matt, ti ho mai raccontato che ho parlato con Yotobi per 2 minuti? Parlato, penso. Scritto in chat. Allora. E come mai non ci ha fatto diventare ancora famoso? Perché purtroppo sa che non ne ho bisogno. Cosa ti ha detto, chiedo? No, niente, abbiamo... Ma di Devolver? Abbiamo fatto uno scambio di battute rapidissimo, ma veramente... Super easy. Di Devolver? No, non lo sapevo. Quindi non è una ciofeca? No, perché dovrebbe essere una ciofeca? Ma che ne so? Ah, ma non si vede. Magari dovremmo farlo vedere. Bello. E Toby sei figo, grazie, lo so, fine. È andata più o meno così. Non è andata proprio così. Sì, sì. Ma prima di iniziare lo racconto un attimo. Praticamente, era una mattina, non mi ricordo adesso il periodo. Qualche mese fa. Qualche mese fa, sì, non mi ricordo se era prima di Natale o se era dopo. Comunque, era una mattina in cui mi serviva un sottofondo. Mi ricordo neanche che stavo facendo, però mi serviva un sottofondo messo Twitch. Solo che tra i canali che seguivo non c'era nessuno in live. Nessuno. Mattina, effettivamente non c'è molta gente. C'era un ragazzo con tipo 15 spettatori, una cosa del genere, che stava giocando ad Isaac. E ho detto, vabbè, metto lui un po' in sottofondo. A un certo punto lo sento parlare. Io non mi sono annunciato in chat, cioè nel senso non ho salutato, non ho detto niente. L'ho solo messo letteralmente come sotto, come background. A un certo punto sento questo che parlando inizia a dire, ah sì, però Karim, non riesco a farla questa cosa. Qua inizia a... E di ogni volta dice Karim. Ma chi cazzo è che si chiama Karim? Sono andato a leggere e c'era Yotobi, letto il profilo Yotobi che stava chattando in live, in chat proprio, in live. E poi basta, lì abbiamo scambiato due parole, poi proprio 2 minuti e poi se n'è andato. Però è stato interessante. Allora. Oddio, si vede malapenissimo. Non so se andava bene. Ehi, dai. Quello standard. Vediamo. Perché pure da noi si vede a poco, insomma. Impostazioni video. 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 Audio. Sottotitoli sì. Doppiaggio inglese? Sai bene o male... No, grazie. Giapponese? Certo, sai bene o male di cosa... Non ho idea. Lingua poi italiano. Difficoltà non posso sceglierla. Facile, ti attacchi. Intanto la metterei a facile, quindi. Il fuoco. Nuova partita. Attenzione, sì. una fredda mattina di gennaio. Amio era alla ricerca di un sottofondo, ma nessuno era in live. Così dice si riseguì un ragazzo seguito da 15 persone. Sentendolo parlare, comprese che tra quelle 15 c'era Yotobi. Parlarono solo per 2 minuti, ma da quel momento la sua vita cambia per sempre. Magari, Matt. Purtroppo sì, Matt. Martina è fan del giapponese. Però guarda, in questo caso devo dire che siamo in Giappone. Senso, scusatemi. Sì, una storia ambientata in Giappone, mi sembra il facciamo minimo. Facciamo le persone serie, per favore. Facciamo i giapponesi. Piango. Ma tanto i sottotitoli ci sono, quindi. Kabuki. Questa è la difficoltà. Kabuki, Bushido, Ronin o Kensei. No, Kensei faccio... non lo puoi fare. Kabuki assolutamente. Kabuki è il pennello. Ma che schifo il Giappone. No, dai, Matt, attenzione, ti prego, guarda. Aspetta, seguiamo la storia, se non capiamo niente.一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け、邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。 侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。
Sì, mi devi imparare. Samurai to wa itsumademo kata o kiyame yo to suru mono. Sa, janen o shizume yo. Iki o mitashi, tome yo. Mukai aishi mono no ito o kumita mo da. Abisuke, ecco. Ki o chiraseba shi o miru zo. Ima ichido, hajime kara da. Hai, sensei. Kabuki da pampu, che maledetto. ゆえに今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。Allora. Kabukina mammet. Posso consigliarti di avere una chat più vicina? No. Così te, almeno leggi, no? E sto leggendo. Ce la fai? Come no? Oh, vabbè che sto cieca, ma non... Comunque, litighiamo, Matt, eh? Te lo dico. Io sono super giappominchia, quindi... No, non sono neanche una via di mezzo, proprio full. Ono ga minitsukeshi waza o misete mi yo. Hiroki. Hiroki. Facciamo una catfight, sono pronto. Allora, nuove forze, guarda, oggi. Quadrato quadrato, su quadrato quadrato, giù quadrato quadrato. Oggi sono troppo rotta, Matt. Allora, quadrato quadrato. Su quadrato quadrato. Giù quadrato quadrato. Attacco pesante. Ma è scorrimento laterale? Boh. Quando combatti devi girarti manualmente. Rotazione. Meo hanasu de nai. Itto kitari tomo aite ni seo mukete wa naranu. Katana o furu koto shika shiranu mono no saki wa miete oru. Mamori o katameru no da. Fusege, Hiroki. Mi premuto alle 1. Fusegu no da. Fusege, Hiroki. Fusegu no da. Aite no kiyoku ga sogareru no o matsu wa oroka mono no surukoto zo. Kaze no you ni ugoke. Sasureba katana ni torawareru koto wa arumai. Schivata e contrattacco. Tocca L1. Sferrare un contrattacco dopo una schivata. Ricorda di regolare il tempismo del tuo attacco dopo la collisione delle armi. Ok. Contrattacco, ok. Che botta. È un parry, praticamente. Che botta. Colpa del Giappone, sicuro, no? Colpa delle mie, del mio essere donna. Che posizione sfavorevole. Trucroso. Via. Perché? Vabbè, perché non mi fa fare il contrattacco? Gonfi le botte. Ah, non me lo contava. Konnichiwa, koko made. Ti credo, t'ha legnato. Myōnichiwa. Sanjiro-sama. Sanjiro-sama. Ichidaiji de gozaimasu. Hiroki. Koko ni ore. Sareta. E brucio. Shugyō o wasureru de nai zo. Ono ga shi ni shitagau no da. Tsune ni na. Hiroki. Buji de ore. Grazie, sensei. Aiko-sama. Warewale wa dou itaseba yoi deshou ka? Chichi-ue ga are hodo anzuru to wa kigakari de narimasen. Nani ga atta no ka akiraka ni seneba. Saredo, sensei wa. これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。Piccola. Tutta solida. Meglio il russo o il giapponese? Guarda, io mi sento super legata alla cultura giapponese, ma proprio per istinto. Oh no, come siamo piccoli. È una cosa... No. Prettamente istintiva. No, ma è bellissimo come è fatto. Però a me piacciono tutte le culture di tutto il mondo. Come, quindi... come torno indietro? Per me c'è del buono ovunque. Anche quella russa mi piace tantissimo. Però quella giapponese è proprio qualcosa di insito in me. Qualcosa di inspiegabile. Ma a parte tralasciandola veramente il fatto di essere giapponchia. O le cose tipo super mainstream, tipo il manga, gli anime, sta roba qua. È proprio una cosa che prescinde tutto. Ebbè, cosa pensi che mangi l'imperatore? Ma che fai infatti?
C'è del buono ovunque. È vero però, no? Dai. Specchio Tamaya. Lo specchio su un altare Tamaya rappresenta gli spiriti dei nostri antenati. Nonostante dica di non averli conosciuti, il maestro San giurò onore ai miei genitori come fossero sangue del suo sangue. Ah, pure 3D. Che bello. Che storia. Però è il solito specchio che riflette poco. Vabbè. E come si mette il menu? No, il male perme alla nostra società. Sì, però puoi scegliere se vedere... Cioè, se tenere a mente che c'è tutto sommato del bene ovunque o scagliarti con rabbia e rancore verso... No, Matt, no. Io non ce la faccio più a vivere così. Vivevo così fino ai miei 16-17 anni, poi mi sono stancata. Torna quella parte di me solamente quando guido in macchina. Quando guido sono un macello. Perdo molto spesso la tranquillità e la serenità. Veramente dei problemi. Esatto, esatto. Poi magari non lo do a vedere perché sono prudente, ma dentro di me vorrei morire. Cosa guarda? Guarda un sacco di roba. Guarda di qua, guarda di là. Salve, mi può allenare a diventare un samurai? Mi sembra... Adesso mi taglia la testa. Ah, posso allenarmi? Per questo è la vita di guidare. Purtroppo qui da noi è impossibile non guidare. Perché vivendo nella super periferia di Roma... Qua sono tutti ricchi. Non ci sono i mezzi perché nessuno li prende. Samurai come gli stuzzicadenti. I migliori, tra l'altro, vorrei aggiungere. Basta, basta. Questi sono, secondo te, quegli indicatori lì sotto? Quali? Quei quadratini che compaiono in basso. Credo siano la vita. La vita. Suppongo. La stamina. La stamina è sotto. Ok. È la barra. È la barretta quella là. Che si svuota. Qua posso passare? Assolutamente no, andiamo allora. Se ci sorprendono fuoco. Sì, infatti. Beh, mi piace molto che questa cosa è diventata una cosa culturale per cui tutti in tutta Italia sanno che gli autobus di Roma prendono fuoco da soli. È una cosa che comunque fa onore e mi fa piacere. Movimento d'esplorazione. Quando non stai combattendo puoi muoverti ovunque liberamente, ma le tue armi resteranno nel loro fodero. E invece ho visto... Eccolo qua! Trova il maestro Sanjuro. Il maestro Sanjuro non ha mai interrotto il mio addestramento prima d'ora. Eppure oggi si è congedato in un batter d'occhio. Cosa gli avrà detto Morimitsu per allarmarlo a tal punto? E perché il maestro non mi ha permesso di andare con lui? Sua figlia Aiko crede che si tratti di qualcosa di grave e vuole che lo seguiamo. Non voglio deluderla, sebbene questo significhi disobbedire agli ordini di suo padre. Una skill che pochi possono vantarsi di avere, esatto. Oggi ho visto un meme. In alto l'immagine delle fiamme che escono dai finestrini per celebrare l'uscita di Final Fantasy XVI. Sotto l'immagine di un autobus in fiamma a Roma. Me l'ha mandato, vedere. Sì. Bellissimo. No, ma è così. Cioè, mi fa ridere che viene detto così tanto per dire, ma è la realtà dei fatti. Questa è la cosa più meravigliosa di questa questione. E ti dirò, qui a Roma non è nemmeno la cosa peggiore che possa... Cioè, che esiste il fatto che prenda fuoco un autobus, perché c'è il trenino della Roma Lido, che porta dal Lido, appunto, di Ostia, fino a... diciamo Roma, tra virgolette, ma comunque fuori Roma. È talmente un disagio che anche quando non prende fuoco e quando non ha problemi è un carro bestiami, letteralmente. Quindi è meglio l'autobus che prende fuoco, tutto sommato. Cosa? Non stavo ascoltando. È il treno della Roma Lido. Ah, no, ma quella è una merda, ma a prescindere. Cioè, è una cosa terribile. Ha proprio fatto male. E quindi è meglio un autobus in fiamme piuttosto che prendere la Roma Lido, quindi... È meglio stare su un autobus in fiamme. Voglia, tutta la vita. Finché non sei sull'autobus in fiamme, fa ridere. Sì.
ておられますよ。今は先を急ぎましょう。美味しそうではございましたが。C'è da dire che comunque gli autobus sono educati, perché alla fine prendono fuoco solo dopo che si sono fermati. Tendenzialmente non ci sono mai feriti in queste situazioni. Vero. Tendenzialmente prendono sempre fuoco dopo che si sono fermati e stanno sul ciglio della strada, è meraviglioso. Lo scusa per il mio maestro, ma non si regola mai. Questo signore ha bisogno d'aiuto. Alcuni oggetti nel mondo devono essere spostati per poter avanzare. Lo senti? Roma lì del circumvesuviana, quello è, non lo so, è bello, bellissimo il sondaggio. Non lo so perché pure sulla circumvesuviana leggo delle cose parecchio interessanti. C'è una pagina che ogni tanto mi compare tra le sponsorizzate su Facebook, che è proprio, non so se è la pagina ufficiale o comunque una pagina sulla circumvesuviana. Io ce l'avevo anch'io. Raccontano delle cose meravigliose, fanno troppo ridere. Però non lo so, non lo so mica. Raggiungi le porte principali. Nessuna traccia di problemi al villaggio. È un giorno come un altro, se non fosse che il maestro non si trova da nessuna parte. Forse dovremmo andare alla porta principale e chiedere alle guardie se il maestro Sanjuro ha lasciato il villaggio. Senz'altro mi rimprovererà per non essere rimasto al dojo come avevo ordinato, ma se il maestro è in pericolo devo aiutarlo. Lo fa per beneficenza, chiaro. Stampa di Izanagi. Questa raffigura Izanagi. Ah, giusto. Il creatore intenta sigillare il portale verso lo Yomi, la terra dei morti. Dobbiamo essergli riconoscenti, ci ha tenuti al sicuro dalle impurità. Eppure sembra che ora i miei genitori risiedano in quel tetro mondo. Quindi, ufficiale, sono morti. Sì. Quel bastardo di Izanagi non li fa tornare indietro. Vedi come cambiano le cose dalla prospettiva. されど、おとがめになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。 Ma da qui dove? Ci farà vedere. No, volevo scendere, non posso. Ma qui qualcuno controlla. Sì, mo c'è questo ci cazzia sicuramente. Io dovrei meno. Ma chi ti si ho una katana, lo uccido. Conchiglia Kaiawase. È un pezzo di un gioco di abbinamento di conchiglie. Se un set di Kaiawase è stato parte della loro cerimonia nuziale, allora i miei genitori devono essere stati piuttosto influenti. C'è una coppia raffigurata qui sopra. Saranno i miei genitori? Cos'è che li separa? Oh, per il pezzo da abbinare. Puoi girarlo, per favore? È una conchiglia. No, girala, che la scena è al contrario. È al contrario? E vedi, è sotto sopra. Ah, allora, sì, è vero. Però non... Dov'è lui? Là dietro. Ma ora che ci penso, il giapponese è una sorta di corsivo, ma più orientale. È il corsivo della Cina.
No, dai, è meraviglioso. Ah, ma io devo andare di qua. Anche se fanno parte di quelle lingue che... che, anzi, loro troppo si sono adattati rispetto al cinese. Visita gli altari per salvare i progressi e ripristinare completamente la tua salute e la tua energia. Ok. Mi turba moltissimo il fatto che sia tutto bianco e nero. È uno stile particolare, non mi dispiace. È un po' faticoso per me. Per me. Cioè, capisco che le persone normali non abbiano problemi. Ma fare ci matta io, aniki. Quando è andato in giro?俺はあいつに言ったんだ。おめえさんなら黄泉の国まで追いかけるって。イザナギがイザナミを追いかけたようによ。いきなこと言うじゃねえぞ。ところがあいつはイザナギさえも女房の醜く変わり果てた姿を見て逃げ出したって言いやがった。まあ、それも間違っちゃいねえな。そんでオイラもどうせ同じだよ。いや、だせんこりょん。まあ、うまくいかねえこともあるさ。あ、スクゼがなこりょんあれい。 Che vuole restare da sola per sempre perché tanto prima o poi la sua bellezza sfiorirà e quindi verrà tradita sicuramente. E beh, ma lui gli ha dato ragione, quindi è peggio lui. Scusa. Ma a certe persone puoi solo dar ragione. Ma va, 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 basta. Guarda che baby che ha sulle spalle la signora a destra. Tutto pelato quel baby. La ragione la si dà soltanto. Oh, madonna, è caduto il barilotti, i barilotti qua. E con tutto il vino. I cammi non mi arridono. Bastardi. Che cavolo, rimasenka. Guarda, sono tutti gentili in Giappone. Arigate. Ma come arigate? Si diceva così in Giappone antico? Ma che ne so, io non lo so, non so che dirti. Forse è una forma di rispetto, non lo so. Cosa faccio fatica a capire con chi posso parlare e con chi no? Perché hanno questo pallino sopra la testa. Perché però, però è bianco, il problema non è chiarissimo. Che avrebbero dovuto farlo forse in un altro colore. Esatto, rosso. Rosso sarebbe stato rosso perfetto. Non so perché quanto sei mainstream. È la cosa però molto... Sì, no, che risalta di più. Sai che? Sai che più buono non ce n'è. Sai che è buono. E quanto fanno cagare quella roba. Terribile. Mi premuto cerchio, scatta per muoverti più in fretta. Ricorda che scattare durante un combattimento consuma energia. What the... Ma come corri? Sei un missile. Sono Naruto. No, Ichigo. Che succede? Hiroki-dono. Kurosaki Ichigo. Vero? Tutti li stiamo dicendo quelli degli shonen. È iniziato l'elenco. Sono Rubber. Rubber. E il re degli shonen. Si manca. Lo stanno strusciando sulle barre di ferro. Lo stanno suonando come uno xilofono. Poverino. Sono Kakarotto. The Devil Me non l'hai più preso. Non l'ho più preso, no. Non mi è più capitato. Sto aspettando che lo aggiungano sull'extra a questo punto. No, così lo gioco gratis. Non sul catalogo. No, no. Non sull'extra. Ma c'è un'invasione? Perché? Non possono entrare. A meno che non siano i testimoni di Geova. Inscription non l'abbiamo... Inscription lo danno gratis il 20 sul Plus. Dovresti giocarlo. Io ti posso dare pure una mano. Se ti blocchi. Madonna, è cavallo assassino però. Ma non so se quello è buono o no. Penso sia un cattivo. Si è schiacciato e se n'è andato. Spingilo.
e spingi l'attacco. Hello, Bourne! Hey, Bourne! How are you? How are you? Oh my god, it's a pleasure to see you. Vai, Matt, è la tua occasione di parlare inglese. Esatto. Matt is gonna Matt talk is, with is you. Matt is just because, learning to, yes. to speak English, so it will be a training for her, for him. Push him to No, see Matt, ora devi parlare inglese. Sì, assolutamente. Briganti qui. Ecco perché il maestro ha abbandonato il dojo con tanta fretta. Ma posso... No, ma non è che magari ci ha traditi? Chi? Il maestro? E perché se n'è andato in tanta, con tanta fretta? Magari per andare a combattere, che cavolo ne sai? Ah, può essere. Ma posso combattere anche io? No, guarda, guarda che parla in greco. Ma non capisce il greco! Avrebbe dovuto portarmi con sé. Dimostrerò il mio valore, dapprima aiutando i miei amici e i miei vicini. Dopodiché combatterò al suo fianco per respingere questi feroci invasori. Learn to speak English first. But why? But why? Mentre tu la sai la questione del but why, mi sa, te l'abbiamo, sì, te l'abbiamo già raccontata. Poi alla fine abbiamo scoperto che lo dicono anche sì, gli sì, americani. Lo dicono un botto, lo dicono. Dove sono? Ah, ecco. Posso aiutare? Non so se puoi fare qualcosa per posso quelle. Dare il colpo di grazia se sono ancora qui. Si fa, per non farli soffrire. Dove vai a cercare tuo padre? Credo sia l'allarme. Bravo, esercito di Matt. Pensa che... Un attimo, mi stavo chiedendo come va. Buon, how are you? Pensa che c'è un giapponese che ha adibito e viene pagato solo nei momenti di pericolo per fare questa cosa tutto il giorno. Visita gli altari per salvare i tuoi progressi. Ma non me l'hai già detto? Allora. La tua salute determina quanti colpi puoi subire, mentre la tua energia determina quante azioni o attacchi bella puoi vista eseguire. Bella vista in questa prospettiva. Questa quale prospettiva? Che è quanti colpi puoi subire e quanti colpi puoi fare. È lui, è proprio lui. È il mio mestiere. Tu sei allenamento, direbbe Bruce. Invece io ho compiamo del boss. Non mi ricordo più come si para con R1, mi sa. I'm in a new job now and me and my cat sorry but I barely see. Me and my cat moved in with my mom for a bit while I work up some money. I'm much better now with this better. I'm so glad. I left my job recently, so I totally understand you. And I'm actually trying to look for a new job, and I apparently found one just now. And on the 27th, I'm gonna try this new job, and I'm gonna. Just like understand what I will be supposed to do, I guess, and I'm so happy because my last job was consuming me, and I was so angry and so tired, and I'm so happy. So I totally understand you actually. That's the best thing. Bello grosso, porca puttana. Vieni qua, che tu sei allenamento. Comunque li legniamo, veramente. Ma sta pensavo se fosse un nemico, invece stava uno che scappava. Visita gli altari per ripristinare completamente la tua salute e la tua energia. Senti una cosa. Ma non è che posso aumentare la difficoltà. Ma perché?
È perché facile è troppo facile. Normale almeno. Oh, mamma mia. Gli obiettivi relativi alla difficoltà? Vai, Matt, tutto allenamento. Credimi. Ti impara solo se ti butti nella mischia e cominci a parlare. È letteralmente l'unico modo. E poi non te crede. Scultura di topo selvatico. Il topo è il simbolo di Okuninushi, il primo reggente del mondo dei vivi, nonché divinità dell'amore e del matrimonio. Fu l'umile topo a trovargli riparo, mentre affrontava le letali prove di Susanoo nel tentativo di sposare la figlia del signore delle tempeste, Suseribime. Hime è tipo principessa, quindi probabilmente il fatto che finiscano probabilmente il fatto che finiscano in Hime deriva da quello. Visita gli altari per ripristinare completamente la tua salute e la tua energia. Ma tu l'avevi capita questa cosa? Ma basta, ma puoi disattivare i tutorial? Parata è schivata su due lati? Oh, madonna, ti meno, attenzione! Ah! Che paura! Dicevo, tieni premuto L1. Mentre schivi o... mentre pare o schivi, ora ti rivolgerà automaticamente verso l'attacco. Vabbè, c'è la mira assistita, a posto. Abbiamo capito. Che vuol dire? No, io non ho mica capito. Sì, che siccome c'è lo scorrimento anche laterale, da quello ho capito. No. No, non si può andare sopra e sotto? No, solo avanti e dietro. Così mi pareva di aver capito, però. Prova adesso. Vedi? Oh, yes. Ma come va? Hai fatto già qualche giorno lì? Sì. Sì. E come va? Bene. Risposto. No, mi risponde Matt. Non lo voglio sapere da te. Oddio, che è successo, signora? Lo salvo, mentre lei piange. Ma lì c'è una cosa con cui puoi interagire. Chi? Guarda, lassù, guarda come sbrilluccica. Questo? Sì. Io ti ho detto che non vedo niente. Questo tornerà utile. Raccogli il primo potenziamento. Hai capito che ti stavi a perdere? Talvolta verrai ricompensato con un potenziamento per aver sconfitto un nuovo nemico o aver eseguito azioni specifiche. Io non vedo un cazzo. È un po' brutta questa cosa. Ma non c'è una cosa per gli ipovedenti? Stai dicendo che sono ipovedente? No, perché secondo me avrebbe senso. Martina ha appena detto che sono ipovedente. No, assolutamente. È che c'è un cazzo. Queste sono le impostazioni. Guarda meno, italiano, normale. No, ma è controlli. Visuale. In video. No. Filtro bloom, filtro grana. Perché è veramente difficile. Gamma? Io non capisco. Eh no, che cambia? Sempre. Anzi, vedo tutto luminoso e viene una merda. Buffone. My best friend always wanted to work in a library. I did too. Sini! Madonna! Madonna, li distruggi! Precisamente in sé? Questo lunedì. Questa settimana sono stata al banco perché la mia tutora era in vacanza. Lunedì torno e mi metterà sui progetti. Che figo! I actually told Matthias that I really wanted that job too. But in here it's like impossible, so... I'm so happy for him and I really loved it. I would really love to work as a librarian too, but it should be good. But it's so good. And he's so actually he fits this job a lot because he always reads something and he likes to read a lot, so it's like perfect for this job, so I'm so happy for him. Stai dicendo cose brutte su di te, Matt. Allora, attacco con rotazione. No, non è vero, tutto il contrario. Indietro, quadrato. Vabbè, basta. Gli attacchi rotanti ti permettono di attaccare rapidamente un nemico alle tue spalle. Come? Bello! Questo è quello che hai fatto prima, però con... Scusa. No, non ho fatto non questo. Non ti devi girare con X?
faccio quick, mi giro e basta. E invece così quadrato qua? Indietro, fa l'attacco indietro. Ah, quadrato indietro. Così, fa l'attacco avanti. Rotante. Non è vero, Matt. In realtà gli ho detto che sei perfetto per il lavoro che fai perché sei sempre a leggere, quindi. È la verità, Matt. Tutto il contrario, ho detto che sono super felice per te. Perché è veramente un lavoro che ti si addice un sacchissimo. Oh mio questo Dio. Questo è pronto. Vuole lanciare frecce. È pronto. Guarda. Olà. Guarda che bellino il dettaglio che mette. Come metti via la katana. Se fossi girato sarebbe stato meglio, però. Vabbè. E vedi, non c'è più. Che fine ha fatto? L'ho turbato perché sono tornato indietro. Però mi sono detto che dovrò occuparmi di una rubrica che unisce lettura e viaggi, ma non mi ha detto altro. Comunque finissimo. La signora non è in difficoltà, eh? Dai, è una figata comunque. Interagire con gli abitanti del villaggio può farti guadagnare delle ricompense. Comunque sono overpower, eh? Sì, sei abbastanza forte. Però meglio. Nata-sama wa mamori-kami-sama no kesshin ka nanika de gozaimasu ka? Katashike nai, Hiroki-sama. Sanjuro-sama wo osagashi nara senkoku kono mae o kakenukete ikinasai. Poteva darsela una mano, eh? Allora, Bush! Senti, ma... Che ha portato i coltellini da lancio? No, ha portato questi che non è che fanno molto danno. Ma saranno sommato. Boshuri. Sono Boshuri, anzi. Destra seleziona. Io vorrei cercare... io vorrei creare un personaggio che va nei vari posti in cui posti incontra i fantasmi dei protagonisti dei libri. Ci parla e parlando esce fuori la trama del libro. Non sarebbe male, fighissimo. A distanza. I Boshuri che possono essere lanciati contro i nemici. Si dice assicurazione in inglese. Quanti ne ho? Warranty. Sai che ne avevo due. Cosa volevo vedere? Dai, come si dice? Non lo so. È insurance, ma non è in quel senso. Cioè, non lo so se può essere usato anche in quel senso. Non ti posso parlare con nessuno. Daremo oran. Ikuzo. Sake o nominagara zeni o kanjou suru koro. Sto belli. Però sì, life insurance va bene, quindi secondo me sì. Merda. Sono in posta. Pianco. Guarda, mi giro. What the... Mi sembri un sacco soddisfatto da questa... Si chiude l'altarino quando lo... Beh, è bello perché c'ha parecchi salvataggi comunque. C'ha parecchi checkpoint, insomma. Vabbè, all'inizio ma questo. Hai idea di quanto più o meno durerà questo? 6 ore. Dura poco. Sì, non dura tanto. Mi hai fatto piangere il giapponese. Ora ti faccio piangere per l'inglese. Piango, piangerò veramente. Come troppo. Pensavo molto di più. Sei ore è troppo, no dai. Onesto. Magari c'è pure una bella storia. Quello deve avere. No, infatti. Kakute. Abbiamo perso una cosa. Posso provare a tornare indietro? Però guarda quanto indietro. No. E quanto indietro? Uno. Solo uno? Sì. Perché come vanno in ordine? Così, topo, così, sì. così. Uno, quindi due, è prima del topo? 4, 5, 6. Vediamo. L'anello mortale è un'arma insolita e crudele. Ho pietà per l'uomo che ne cade vittima a sua insaputa. Le sue punte possono mettere fuori gioco o persino accecare il più temibile dei nemici. 6 ore da ipovedenti mi pare eccessivo. Ma perché gli ipovedenti vedono così?
Sai che è terribile questa cosa. Ci sono, cioè, tu pensa veramente aiuto a cercare quelli che non riescono a vedere i colori. È terribile. Terrificante. Ma secondo me è peggio chi vede un colore per un altro, perché lì diventa veramente impegnativa la questione. Però non accade, accade solo per alcuni colori quella cosa lì. Tu pensa a non vedere nessun colore. Dipende, perché alcuni daltonici vedono praticamente un colore, lo vedono come se fosse una gamma, capito? Cioè, nel senso, tipo, vedi solo i gialli e verdi e quindi vedi tutto che è giallo e verde, capito? Varie sfumature di giallo e verde, pure colori completamente diversi, tipo il viola. Perché lì è una merda, eh. Però li vedono, quantomeno. Pur essendo diversi, comunque vedono i colori. Non lo so se è Sì, peggio. non lo so. Secondo me. Un conto è se dici, no, vedo in bianco e nero, quindi non posso confondermi. Ah, è qua. Vedi? Sto cacchio. Fatti dammi il premio. Oh. Ma là dietro brillava qualcosa. Non posso andare solo avanti e indietro. Ma non mi ha dato nulla. Fai? Magari è un'altra parte. Per forza. Ma dove l'hai preso il topo? E Te chi lo sono ricordi? io? No, chi sono io? Prova a vedere se puoi entrare da qualche parte. Qualche Bart. Ma scusate. Questo si stava allenando per diventare samurai e si è ritrovato in mezzo all'invasione, sì. Praticamente sì. Il maestro ha detto: bella raga, devo andare. Chi non vede i colori E vede il mondo basta. per com'è davvero, orrendo. Comunque sì. Qua dentro? Goodbye, stranger. Non posso andare su. It's been nice. Secondo me si è andato troppo indietro. Non ho visto altre. Devi ficcare sicuramente da qualche altra parte. Non ho visto altre cose, eh? Altre vie. Ah, ma lo sapevi? Ma è nuovo? Sì, no. Ah, ma siamo in Ghost of Tsushima. Senti, lo cerco, eh. Diciamo di sì, dai. Questo qua, là. Come si chiamano queste robe? Secondo me l'ho perso. Che ne so, Come si collezionabili. chiama questo gioco? Trek to Yomi. Ma metti il menu. Manufatti. Secondo me l'ho Manufatti con perso. 3D. Molto banalmente. Mamma mia. Mi arrabbio. Ah, qua ci sono stato e ne ho preso uno. Qua mi sa. Ah, qua ho preso il topo. Era prima del topo? Conchiglia, fiore di Sakura? Fiore Era prima di del Sakura, topo. questo. Dopo aver ricevuto il suggerimento per lo sprint vicino alla recinzione di bambù sulla strada per Sensei, gira a sinistra. Ah, no, mi sa che l'ho passato allora. Probabilmente sono andato a destra anziché a sinistra e l'ho perso. La recinzione di bambù, dici? Era prima. Era al di là di questa porta. No, vacca miseria! Basta, non sono più interessata. Madonna. Non è possibile, abbiamo già perso la roba. Vabbè, capito, quello Vabbè, è un basta. Va. collezionabile. Ma sono Ma importanti! perché? Ve lo ricordate il fiore di Sakura e Misage? Ormai. Ma cosa faceva? Mi piacerebbe Che rigiocarlo, c'era Visage. quel coso e non sapevamo che cavolo Era farci. il non mi ricordo. Mamma mia. Fortunatamente Io non me ho lo memoria a ricordo breve perché sono termine scadente. traumatizzata. Anzi, pure a No, lungo termine. la devo comprare la Black Magic. Sono traumatizzata da quel gioco, è terribile. Imbarazzo di gioco. Almeno non gioca per il platino, esatto. È loser, diglielo che è un loser, Matt. No, ma io questi giochi che sto giocando adesso il venerdì non li gioco per niente per il platino. Sono giochini che mi interessavano, ma che non ho mai preso perché poi per tanti motivi sono passati e che sto recuperando. Ma non mi interessa fare platino o completarle al 100%. È Chi solo non gioca per il per la platino è un storia. loser. Vabbè.
Io condivido questa cosa. Guarda come brucia tutto in sfondo, lì sullo sfondo. しかし何も持ってねえ。塵も積もれば手厚よ。小銭も集めれば大層な量になるってもんだ。しっかりわけまいをいただけるならの話だがな。心配ねえ。スサノオノミコト以来の極悪人だが、濁んのないお方だ。ま、酒だけは担当ある。飲め。 Posso spostarlo? Molinvesti. A due all'ora. Sarebbe stato bellissimo. A due all'ora. No, no, c'era pure un po' di discesa. Non è andato. L'ho mangiato il Mac, sono proprio contenta. Sono fatto colpire. Questa è per te. E tu ti adoro, calcola, sei la mia persona preferita sulla faccia della terra. Qui lo dico e qui lo nego. Born, you have to know that these two piece of shits, Martina and Matt, are actually two piece of shits. Because troppo ridere. In Italian we say that... Che ti ha pure scritto, Amio, ti ho mandato una foto su Telegram. In Italian we say that they're taking me on turn. they're having jokes of me. And yeah, we are making fun of him. I hate them. Because he always leaves something behind in video games. They're bullying so, me. It's good and it's right to do that. Oh, posso salire sulle scale? Adesso lo scopriamo. Chissà quante ne sei mangiate di scale. Bonk. Perché yeah. Tagli bonk. Cosa facevo? Scusa, perché c'è lo stealth? Ma dai, c'è le lacrime. Infame, mi è andata la pubblicità. Mi sento veramente male. Eccoti. Ma no, metti, ti giuro, le lacrime agli occhi, guarda. Le lacrime agli occhi. Mi sento malissimo. Ragazzi, vi do una mano. Ti giuro, ma... Cosa ridi? Me l'aspettavo, è stato meraviglioso, calcola. Dio mio. Ma che c'è? È bellissimo, Matt. Per una casetta. Veramente bellissimo è stato. Fai attenzione alle strade e alle zone segrete. Potresti trovare collezionabili e persino altari. Apri là la porta. Devo salire? Ma no, ti ha detto che devi aprire la porta. Ma non mi ha detto che devi aprire la porta. Apri la porta. Mi ha detto fai... Ma che riporta? Non c'è una porta. Sì, devo... la strada segreta. Ma sarà la scala la strada segreta. No. Vabbè, non importa. Tanto ormai è fatto. Era sotto? Guarda. Ma non c'era ad aprire la porta, guarda, era aperta. Ma altro che loser, ma altro che loser. Cos'è? Energia aumentata? I potenziamenti relativi all'energia aumentano permanentemente la tua energia massima. Che loser. Oh, madonna. Ho tagliato gli stinchi. Guarda come trema. Quiccia. Signora, tutto bene? Donna. Capacità bush... Ah, c'è cioè bush shuriken, è vero. Devo provarli.
Ho già dimenticato. Martina, domani... No, aspetta, perderemo tutti i collezionabili, assolutamente. Martina, domani ti voglio una maglietta su cui c'è stampata la mia faccia anti-loser. Oh, guarda, sarebbe meravigliosa, Matt. Dovresti farla. Abbi il coraggio e farla. Dovrei veramente farla. Incredibile. Gli tiro, ma non mica li uccido. Arabi, non ci siamo ancora. Ma dai, che miseria. Chi è questa? Che fa? Si dispera, poverina. Hanno attaccato il villaggio. Ma è importante. Monwa hotte oke. Kabe o nobore. Parlate. Sono quasi morto. T'ha levato 4, t'ha levato. No, avevo già perso da lì. Avevano già minato. Ah, per lustrare le periferie. Morte e distruzione a perdita d'occhio. Disastro. Ci sono dozzine di questi saccheggiatori, ma ancora nessuna traccia del maestro Sanjuro. Devo raggiungere la periferia e cercarlo lì, come ho già detto ad Aiko. Posso difendere me stesso, ma prego che lei si sia nascosta bene. È già abbastanza grave che abbia disobbedito al maestro, ma se qualcuno le facesse del male... Sarebbe terribile. Uccidi i cavalli, comunque condivido perché sono bestie di Satana. Adoro il profumo di morte e distruzione prima di andare a dormire. Guarda che meraviglia. È veramente carino, però questa cosa che è bianco-nero mi uccide veramente. Per carità. Bianconeri di merda, però. Sicuro. Dovrebbe inventare questo profumo tipo incenso. Guarda. C'era un cavallo che con i suoi dentoni voleva addentarti il nasino. Che schifo. E questa è la fine che fai cercando di scappare da lui. No, dai, è terribile questa cosa. È troppo scala di rigido. Cioè, è troppo, troppo confusionario. Sareto, sensei wa Goshihan-sama wa washira o mamoru tame ni katana o nukaremashita. Non so, è che lo vedo tutto troppo... Mi manda troppo in confusione. Hanno preso 50 sponsor di grigio alla lettera. Solo che non vedo la stanza particolare, quella dei giochini. Eccolo! Maestro Sanjuro! Madonna, come siamo brutti e legnosi. Proprio come i giapponesi veri. Eccoci. Scherzo. Katanaka. Toshihamo ikanu kozō no te ni. Ma lui è il Kagerou. Ware ga ori yori osanashi. Ware ga waga chichi o uchitori shi toki yori mo. Questo che è onorevole, però. Haire. Katana sabaki o misete mi yo. Secondo me mi fa il culo questo. Ah, subito? Fine dell'asilo. Gli hai sgarato il naso. Madonna, guarda, gli hai tagliato il naso, via. Madonna. Mamma mia, che brutta cosa. Infatti, diglielo che non c'è. Ti faccio della faccia di merda. Ushi no hokori nado. Lo sapevamo. La rinoplastica è passa tutto. Guarda che roba, che schifo, eh. Pensavo sarebbe morto il vecchio, ecco qua. Hiroki. Mina ga onushi o tayotte oru. Mina o mamoru to chigiri o kaze. Kashikomarimashita. Tatoe onushi no inochi ga tsuki hateyou tomo. Shochi. Itashimashita.
よし、アイコを頼んだぞ。父上。先生の名を汚すようなことはしません。Eccoci qui. Ma dalla texture del coso. Sì, ho visto. Piango. Vabbè. Le cose sono tristi, eh. Track to Yomi. Kono yōjutsu tsukai no gotoshi bushou. Mada dono youna mono ka wakaranu. Soshite ika ni ano youna gunzei o atsumeta ka mo.明白なるは残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大干渉の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど、いや、何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。ないよ。Io pure ci speravo che diventasse a colori, metto, no? No, non sono io. Onija! Avevo la sensazione che non sarebbe successo. Ma tu sei quello, eh? Hai ragione. Osiete kudasaru. Mōja no me o shita mono tachi ga Izuko kara ka kyū ni araware, yatsura no taishō wa tadatada mitodokete otta. Yatsura ga washi wa Kamikawa mura no mono da. Nannin ka de hayashi no naka ni nigeta ga oni domo ga otte ki otta. Washi no ie no mono wa お悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。マモス、お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。Anata-sama è tipo marito mio. Quindi non dice caro Hiroki, no. Dice marito mio. Sì. E lui se ne sbatte il cazzo della moglie e dice: ti renderò orgoglioso, sensei. Sì. Mi sono riprodotto solo per necessità. Ma io sono per portare avanti la tua lineage. Esatto, sono fedele solo a te, sensei. Kamikawa mura no mono domo de gozaimasu. では、奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿。もう、なあ、とって。誰にマストするいざ。参る。ま、io sono cresciuto, ragazzi。ノード命が一緒だ。な difficoltà。生きておろうが死んでおろうが、拙者は上川村にたどり着かねばならぬ。Oh, nuova missione. Ma le abilità quindi sono le stesse? No. Aumenteranno. Non sembra. Abilità difensive, altre abilità. Ma volevo vedere la missione. Trova i tuoi compagni. Gli abitanti di Gli abitanti di Kamikawamura, il villaggio vicino, sono assediati. Aiko è certa che noi saremo i prossimi. E così Morimitsu, cinque compagni samurai e io siamo partiti per aiutare i sopravvissuti e sconfiggere il condottiero prima che attaccasse il nostro villaggio. Eppure siamo caduti in un'imboscata. Hanno catturato i miei uomini e ora combatto da solo. Non importa, li troverò e li libererò. Sarebbe stato più figo se avessi detto: non importa, li troverò e li ucciderò tutti.
Poi scopriremo che si è sposato per far figli. Ma che li slimona il sensei in segreto? Oh no! Sensei, tu mi hai insegnato tutto. Ah no, si slimona. Era terribile come la... La via del sesso. Quella del samurai. What's up? No, grazie. Mi piace un sacco questo cambio continuo tra 2D e 3D. L'unico difetto è che è così grigio. Hashi wa otosareta. Naraba uno ga chikara de michi o kiri hiraku nomi. Carta la gatta. Taorero. Taorero. Spinge veramente? Ma che forza, spinge un albero. Nice. Tra l'altro un albero da con la, una massa enorme, gigantesca. Kokorozashi to shido wa chiedo scusa. Devo ringraziare perché mi fai scoprire alcuni giochi che ho nella lista. Li posso dare lento di pennare. Ce l'avevi in lista? Track to sex. Hai visto? Ma è fatta apposta, così li puoi seguire con noi. Che cos'è? E sarà l'insetto. È quello che ti dicevo forse. Che c'era un insetto che volava. Può essere. C'è un insetto che vola, quindi la stanza. Una formica grande. Ma non è una zanzara, sì, è tipo una formica con le ali. Cos'è? Capacità munizioni raggiunta? Che senso? Ah, no, sono i cosi da raccogliere. Aspetta, non posso lanciarli? Kawa no mihari nado toru ni tarin. Washira mo suugeki ni kuwawaru beki ja. Ma, ii janai ka. こんな楽な役目もねえさ。川岸でぼーっとしててもお館に何の手柄も見せられやしねえ。それにわしらは何も取ることを許されておらん。定ためさまはここでも何か起こると言うておられた。お前さんの望みも叶うであろうよ。ありはありは。なるべく怖い。テレンリスト。ブラビフードレッドブル。お見事。 Spinge, aia! Come ha fatto a farlo a fondo? Così. Sto imparando i dust. Va? Ma che cornuto hai messo dietro? E l'ho ucciso. Ah, finalmente una nuova abilità. Combinazione stordente, quadrato, quadrato, triangolo. Una combo rapida con una mossa finale stordente. Un turbinio di rapidi attacchi leggeri con un violento finale stordente. Ignora le parate e non consuma energia. Ah, sì? Quadrato, quadrato, triangolo. Ah, faccio attack, poi faccio 1, 2 e 3. Questo lo voglio provare. Questo lo voglio provare. Datemi un nemico da fare a fette. Mosse finali, R1. Puoi giustiziare nemici storditi con le mosse finali per ripristinare parte della tua salute. Quando il tuo nemico è stordito, puoi colpirlo con una mossa finale per ripristinare un certo quantitativo di salute. E come faccio a sapere quando è stordito? Onore no nakamadomo wa yomi e itta. Onore mo shi o nozomu no ka. Omae wa washi no inazuma no gotoki yaiba o kawase no de aru. Mi siete... Guarda che bello! Ma si è gonfiato! Vorrei capire quando è stordito. Forse era stordito. Non capisco. Ciao Raffone! Ciao Raffone! Succhi di frutta. Che buono, mi andrebbe tanto. Sei un bel succo di frutta freddo. Mamma mia, fresh. Sarebbe proprio tanta roba. A che gusto? Vabbè, albicocca. Albicocca. Ah, io lo vorrei la pera. No, pera no, pera sta di merda. Sta di pera. Mamma mia. A me piace la pera. No, Matt, pure tu la pera, e ti prego, Pera tutta la vita. No, ma è tutto sa di merda la pera, perché uno sa di piede. Cioè, proprio se fai un infuso di calzini, santo. Fai un infuso di calzini, il succo alla pera sa di... Quello è un doggino. Sì, però, mi sa che ti prova davanti. Stasera io non siamo amici, no. Ma per niente proprio, mi sa. Tu! Da, da.
sa di calzini. E poi c'ha quella consistenza. Ma è chiuso qui. E così ci faccio quel brick di scalapera al ghiacciolo. Io lo facevo. Come va, Raf? Che schifo vera. Bravo! Mamma mia, Raf, meno male che ci sei tu. Raffigurazione di Kami abbandonata. Te l'ho detto, lo sapevo. Io ci facevo i ghiaccioli, ci facevo. Che te credo. Riconosco questo Kami. È Kukurihime, colei che parlò a Izanagi, il creatore, mentre questi tentava di imprigionare la sua sposa, ormai marcescente nella terra dei morti. Nonostante le sue proteste, Kukurihime non riuscì a impedire il giuramento della vendicativa Izanami, che promise di ritrascinare con sé nel suo oscuro regno 1000 anime al giorno. Temo che le genti di Kamikawamura facciano parte di quelle schiere. Ottimo. È un alto magro. Un alto magro. Kukurihime. Rikime. Zucco di pera, mi sai ospedale, il reparto geriatria. Ha ragione. Ma sì, che poi c'ha tutta quella polpetta di merda. Non è polpetta, ma... è un po' granuloso, ma è buonissimo. Ma che schifo, è... sa di e poi quando è fresh è ottimo. Mamma. Invece quella d'albicocca top, perché è buona. Sa di buono quanto meno. Poi non ha quella consistenza. Comunque è l'unico succo... incredibile, che però non è un succo tradizionale, quello alla mela. Però l'albicocca è un concentrato di acidità allucinante. No, dai, vi prego, Bravo. Vi prego, No, bravo, non è vero. Buono, con quella alla mela vi mette d'accordo sempre tutti, perché è incredibile. Acidità la vita, è buono pure là, cioè, sono d'accordo. Proviamo. Ma santo Dio. C'è solo per l'aria. Sareto. Furui kanahori no mabu o totte. Sugi made mairozo. Mi piace. Hanno distrutto il ponte, sti bastardi. Raggiungi Kamikawamura. Kawamura, sì. Gli abitanti di Kamikawamura, il villaggio vicino, no, l'ho già letto. Non c'è traccia di. Non c'è traccia di Morimitsu e degli altri. Di certo le bestie che ci hanno teso l'imboscata li avranno condotti alla vicina Kawikawamura, ma hanno distrutto il ponte dopo averlo attraversato. Passerò dalle grotte della montagna, dunque. Ci vorrà più tempo e sarà certamente pericoloso, ma non ci sono altre vie. Vediamo okay. Quella al mirtillo, in realtà. Buono pure il mirtillo, son d'accordo. È veramente incredibile, c'era un periodo che ero troppo fissata e mamma me lo comprava e me lo bevevo tutti i giorni. Tutti. Oh maronna, tanto costava l'ira di Dio, parenti. Kame kame. Crolla tutto, io sono morto. Ecco, appunto. Me lo ricordo perché mia madre me lo dice sempre, io te lo compro, ma questo costa proprio tanto, Oh! Ah no, pensavo mi avesse lanciato qualcosa. Invece ha solo buttato giù la torcia. Sto pezzo di merda. Sto pezzo, fang. Cos'è? Munizioni raggiunte. Questi? Iksa dato kite ottano ni. Quella sta arrivando. Ame no naka. Baba domo kiru koto wa iksa de wa nai. Koko o miharu koto koso kanjin ja. Kanjin ja. Tsumaranu yakume yo. Sì. È giusto. Comunque, una cosa dei samurai è che non fanno lo stealth. Quelli sono i ninja. I samurai si annunciano sempre e ti compiono del bot. Assolutamente. Ciao, ti salvo. Mo anziru koto wa nai. Katasuke nai. Wakai okata. Moshi. Sessha no doushi o mite wa oranu ka? Iie. Iie. Saredo toraeta mono domo o Kamikawa mura e tsurete iku to. この鬼どもが話しておるのを耳にしました。ならば拙者はそこへ向かおう。どうかご無事で。
Veramente sono i ninja che sono dei samurai che non ci hanno fatto. È il contrario, dai. Sono un po' d'accordo. Samurai maggiore di ninja, secondo me. Nonostante comunque l'importanza dei ninja. Non ti permette. Vabbè, Matt, oggi che c'hai? Oggi, Matt, siamo io e te contro Martinera. Ma non è vero, mi hai dato ragione. Mo si no, tira, vabbè, ti tiri indietro. No, in questo caso sì, sono d'accordo. Tra l'altro, dopo aver giocato quella meraviglia di Ghost of Tsushima, Non si può, Team Samurai sempre e comunque. Io apprezzo, io invece li apprezzo. Ah, avremmo potuto ucciderli dall'alto. Già sono samurai senza palle. Troppo, too much, secondo me. Avremmo potuto fare questo dall'alto. Abbiamo sbagliato. È come prima, no? Che c'erano i costi di legno. E i tronchi di albero. Buoni tronchi. Ti dirò, io invece li apprezzo comunque, ninja. Però secondo me i samurai fanno qualche cosa sopra. Che i ninja non hanno sono onore, il moralismo e manco i ferventi cristiani arrivano a tanto. Però sono cioè, sì. Hanno quel codice d'onore che i samurai, che i ninja non sanno manco di. Che poi non è vero, perché comunque pure i ninja sono bastardi, ma sono bastardi buoni. Ma quando mai? Quelli pensano solo al proprio tornaconto. No, non è vero, non so, tutti la merda. L'onore qua, l'onore là e bla bla bla. Ma sei zitto. Oggi sei un fire, Matt. Ma c'è uno laggiù, come mai? Con quel città i gatti fanno bene Team Ninja. Che succede? Tecco grezzo. Un ferro di cavallo, utilizzato a mo' di arma da un contadino disperato. Colpire impugnando un tecco equivale a infondere la potenza del ferro a un pugno serrato. Tipo un tirapugni. Tali grezzi strumenti non sono stati sufficienti a placare le ire del condottiero. Se solo Kami Kawamura avesse avuto dei guerrieri Bushido a sorvegliare le sue mura, così come avviene ora nella mia città. Coglioni, diglielo che sono dei loser. Esatto. Sono contento perché era da un po' che non stavo così tanto in live insieme. Veramente. Io poi, tra l'altro, zero proprio quasi. Oggi mette in quei giorni lì e invece sono io. È Martina che è in quei giorni lì. Mamma mia, guarda, mi mangerei un bue, mi mangerei. Temo non solo oggi. Ma lì c'è una roba. Che cazzo, non lo vedo. Sono cieco. Energia aumentata. Capito. Andiamo in bagno, ti tengo la porta e ci scambiamo gli assorbenti. Che schifo. Non ci voglio manco pensare. Tra l'altro io non porto assorbenti perché io sono una donna moderna e ho la coppetta. Ma sono cattivi? Ti rompere. Arrivederci. Noi back. Adoro, proprio un bel art design. Non puoi andare a sinistra? Certo, posso andare anche a destra però. Ma a destra era palesemente la strada davanti. È vero, infatti mo torno indietro. Vale la pena provare. Ci scambiamo quelli puliti. E io non so più. Ormai sono anni che non inquino. No, che anni? Sì, ormai non è così sì, tantissimo. Però so, almeno 2 anni sì. Un te lo dico. Le tre scimmie. Ah, gentili Mizaru, Kikazaru e Iwazaru. Capito. Se il male non può essere visto, ascoltato o pronunciato, allora sarà possibile proteggerci da giorni di onerosa sfortuna. Quest'oggi fin troppo sangue è già stato versato su questa terra. Temo che questi tre guardiani animali ci abbiano abbandonato. Nel 2021. Ah, già 2 anni. 2 anni. A luglio del 2021. Quindi quasi 2 anni. A proposito dei giorni così, ricevo una proposta indecente e appena mi presento... No, oggi no, perché sono in quei giorni lì. lo so. A meno che non fai come me che prendi la pillola...
Ma poi scusa, ti ha fatto la proposta proprio quando aveva quelle cose? Ma magari non sapeva che le sarebbero venute. Vabbè, ma per me non dovresti saperlo. Più o meno, ma non è detto. Io prima di prendere la pillola non avevo idea di quanto sarebbe successo la prossima volta. Sì, se mai sarebbe tornato. Ci sono i nemici corazzati, Via. Ah, vedi, è arrivato pure un po' di tempo fa, quindi non poteva immaginare. Sono Tōsan. Non riesco a farmi. Ecco. No, la mossa final. Non riesco mai a farla. Mai. Combo base pesante. Triangolo, triangolo. Due attacchi pesanti base senza alcun effetto speciale. Sarebbe un mondo meraviglioso, Matt. Bello. Un mondo meraviglioso, credimi. Senza mal di pancia. Altro che mal di testa. E ti giuro, me le strapperei, guarda. La disperazione. I company. Dovere. Posso avere un goccio anch'io? Grazie. Ben gentile. Porta in salvo Morimitsu e i samurai. Morimitsu e i miei uomini sono effettivamente a Kamikawamura, ma i farabutti che li hanno rapiti sono così spietati che non posso sprecare neanche un istante se voglio ritrovarli vivi. Molti briganti hanno già assaporato la mia lama, ma manderò nello Yomi tutti quelli che saranno necessari. In seguito porrò fine alla mia minaccia rappresentata dal loro condottiero, chiunque esso sia. Immagino scopriamo che il nostro sensei è il condottiero. Morto. Ma magari non era morto la veramente. Natura sia matrigna. Ma oh, guarda. Su questo siamo d'accordo, Cazzo, c'era una cosa, Brillava. No, erano i coltellini da lancio. Ah, ok. È veramente ingiusta sta roba. Tutto bene, signor? Mannaggia. Che succede? Non riesco a parare. Morta. Che figura di me. Veramente, davanti alla signora poi. Infatti scappo. Con la coda tra le gambe. Esatto, dalla vergogna. Quasi. Ma è bravissimo lui, Era bravo. Oh, finalmente. Oh mio Dio. Bellissima. Meno, molto meno. Bellissima, finalmente ci sono riuscito. A che serve parare se puoi attaccare selvaggiamente? L'attacco è la miglior difesa, d'altronde. Vero? Niente, è andato, Tu sei cattivissimo, cos'è? Questo di... Di fango. Yeah. È veramente meraviglioso dal punto di vista della... È proprio... dell'inquadratura. È meraviglioso. Però bello. È sta cosa che è troppo bianco nero, non mi sfugge. Sono scelte, sono ragazzi. Sono scelte. No, ma capisco, perché comunque c'è tutta quella roba di... Pure che sta in Ghost of Tsushima, del fatto che il bianco e nero pure nel cinema fosse super... Però Ghost of Tsushima ha la possibilità di metterlo tutto in bianco e nero o no?
Sì, però effettivamente poi il cinema che trattava la roba di samurai, quello classico, quello tradizionale, quello è in bianco e nero, quindi comunque è giusto, cioè capisco, però la scelta, è meglio avere la scelta. Però sì, avrebbero dovuto magari, cioè sarebbe stato comunque meglio mettere la doppia cosa. A me dà proprio fastidio, ma non, cioè mi dà proprio fastidio veramente, capito? Salva gli abitanti. La morte è giunta a Kamikawamura, sono io. Raggiungerà anche la mia gente, se non la fermo ora. Quest'assalto è stato rapido e brutale. Chiunque siano questi uomini, non sono semplici briganti. Dovrò combattere fino a raggiungere il loro capo e salvare quante più anime potrò, compresi Morimitsu e gli altri, spero. Le galline! Ciapala! Guarda come scappa! Fortissimo con la luce! Come mai corre così? Nanimo kamo torareta! Nanimo kamo! Tutto bene, ragazzi? No, stiamo. Sono arrivarci io. È un stronzo, secondo voi? Ah, guarda quanta roba! Cos'è? Energia mentale. Niente cose collezionabili. Guarda il testo impalate, madonna. Meno. Oh, mamma mia. Molto meno. Io ci ho fatto caso. Mi sento? Dai, uccidilo prima che li uccide, dai. Mi metti l'ansia, mi metti. Oh, vaffanculo. Ha dato un'abilità? Attacco scattante. Avanti più tieni premuto cerchio, triangolo. Puoi attaccare partendo da uno scatto. Questo attacco farà barcollare i nemici. Ah, vabbè. Quindi corro e poi... girati. Ok. La porto io. Dov'è? Non voglio andare avanti. No, il maiale. Non dov'è, so il secchio, parlare. Signore? Stava di là, eh. Dici? Arrivo, la porto su. Dove? C'è la scala. Ah, qua. Questo è un nome. Ah, devi entrare nel tutto, credo. Ah, qua. No, no. Mamma, che fa? No, si va avanti! Deve stare giù. Non abbiamo tempo di parlare con lei. No, vai giù. Dove vai? Vai giù! Torna indietro, bravo. Ma non sono convinto che si vada avanti qui, eh. Sì. Questa qua è il secchio. Ah, aspetta, qua c'è qualcosa. Ema. Ciao, Ema. Molto tempo fa offrivamo dei cavalli sugli altari dei kami, credendo che gli animali avrebbero doverosamente consegnato le nostre richieste d'aiuto agli spiriti. Ora, ovviamente, i nostri cavalli sono fin troppo preziosi. E così dei semplici omaggi di legno portano le nostre preghiere di raccolti copiosi e vite serene e durature. Chissà, forse un vero destriero avrebbe potuto assicurare a Kamikawamura la sicurezza di cui avrebbe avuto bisogno. Capito? Perché non hanno sacrificato il cavallo? Questo è quello che si merita. Avrebbero dovuto. Certo. D'accordo. Non c'è un cazzo qui. Non ci sono, sì. Ma forse non c'era... Forse non è. Ma quello mi ha chiesto il secchio. Cioè, secondo me... è un certo. Lui si dispera. Ma ha chiesto lui, guarda. Ma poi piove a dirotto. Ma che cazzo ci fa col secchio? Scusami, eh. Guarda,
Ma guarda il capello di Kei. Ma guarda il capello. Mo perché piove? Ma in Giappone la pioggia non va. Ma che porti? C'hanno la pioggia. Sì, la pioggia asciutta. Idrofoba. La pioggia secca. Ah, ma è in cascito, eh? Che vuol dire? C'è quattro schivate. Comunque ieri sono andata a giocare a calcetto. Non sento più niente dalla vita in giù. Non male, dai. Io non cammino. Ah, perché sono stanca. Prima abbiamo fatto due passi per andare a prendere il Mac. Stavo morendo. C'ho un dolore ovunque, è una cosa assurda. Lo sport fa male, ve lo dico da sempre. Lo so. Madonna, che è? Un incidente. Alessandro ha cominciato a cantare la canzone del conducente mentre lo portava a prendere il Mac. Vorrei che fosse messo agli atti. Dove devo andare? Di qua o di là? Di qua c'è un altarino, non lo so. Vai all'altarino prima, che cazzo ti frega? Io mi devo tornare indietro. Mimo, Sammo. Ma me ne yeah, sto stronzo. Non sarà tanto a non ucciderlo. Allora, beh, il calcetto e il dopo si va a mangiare. Onesto. Meritato. Non come noi. Ma però per qua si va avanti, eh? O no? No, forse no. Però c'è un po' di incendio. E vabbè, quindi era la parte secondaria. E quell'altarino mi ha un po' scombussolato. Allora. Prego. Ragazzi! Plop! Come la cacca! Volevo fare la figata! Ecco qua! Guarda, un cialtrone proprio! Un samurai cialtrone! La mia è una domanda stupida. Non si può andare a mangiare direttamente senza passare per il calcetto? Si può anche fare. Quello che abbiamo fatto anche noi oggi. Perdi una parte del divertimento. Poi. Sì. Ma anche una parte della giustificazione per cui stai mangiando. Buona parte. Lui è bello, è molto scorrevole. Che fa? Ma quante volte attacca? Ma forse era di là. La secondaria. Torno indietro? Mi sa di sì, ma... Non capisco. Devi guardare. Che devo guardare? È molto casual. Però se vai a calcetto dopo è la scusa per mangiare con un maiale, esatto. Una questione di scuse e permessi, adoro. Esatto. Non hai sensi di colpa, o comunque nemmeno. Che insomma, non è male. Lettera d'amore perduta. Una lettera fregna di amore scritta da un... Hai fecchiato.
Ma perché? Ho sbagliato. Come ti permetti? Ho sbagliato. Non puoi perdonarmi. Non hai sbagliato. Non puoi perdonarmi. Hai intenzionalmente cambiato quello che volevi. Una lettera pregna di amore scritta da un lavoratore della conceria e indirizzata alla figlia di un contadino. Un burakumin impuro, segnato da un lavoro che lo associa alla morte, che corteggia la figlia di Heimin, proprietari terrieri. Che vuol dire? Quale che triste follia. Sono di due classi sociali diverse, quindi non avrebbero mai potuto stare Mi devi insieme. Dire cosa significa che corteggia la figlia di Heimin, proprietari terrieri. Questa frase, voglio capire. Gli Heimin saranno dei proprietari terrieri, non vedo la difficoltà. Di Heimin, proprietari terrieri. Heimin sarà un tipo Balbassore Balbassino, un titolo, no? Che significa per noi proprietari terrieri. Quindi degli, non dei, di Heimin proprietari terrieri. Perché no, così sembra Heimin... quasi un numero, no? Di 10 proprietari terrieri. No, invece secondo me è un titolo. Tipo, è come se fosse di Balbassori, ti faccio un esempio stupido, dei Balbassori proprietari essere... terrieri. Ah, e vabbè, però... Capito? Ok. E di Kulaki proprietari terrieri, ti faccio la cosa, ti faccio l'esempio in russo perché quello mi viene in mente. Quale triste follia. I kind of like this game, I feel like... It could use more fixed camera angles as opposed to set scrolling. But it actually has, but it is meant to be like this, I think. It's Yes, it's pretty good, eh? It's not not so a bad. Very particular style. Yes. And we love it, but it's a little bit... It's just too a little much gray. Yes. And it's a little bit too difficult to spot some things, some objects and yes, mainly power ups. Yes. Right. It's a problem, but it's very good. The artist direction is incredible. Direction or direction? Direction. Sì. Perché ho sentito spesso dire director e non director. No, sbagliato. È sbagliato? Ma sì. Ish. No, director. No, non ho finito di leggere. Che tragedia! Forse è un bene che ora siano nello Yomi. Senza dubbio la ragazza sarebbe stata obbligata a sposare un uomo appartenente a un rango più elevato. I've been saying that I would like to see this. Scusami, Ra. With colors. A little bit colored, not very bright, vibrant colors, but it really makes me, I don't know, angry. No, some kind it of sick. It makes me angry. Some kind of sick, actually. It's very confusing to me, and I'm really, I really have to concentrate to understand what's happening because. I don't know. Grazie, buona morte. But I know that it is actually meant to be like this because of the traditional cinematic, I don't know, Japanese movies and that stuff. I'm not actually so sucking on this. But yeah, something faded or just very dark colors that can be similar to this style, but it's very very difficult to me. I don't know why. Attacco con rotazione leggero, all'indietro più quadrato, quadrato, quadrato. Gli attacchi con rotazione leggeri ti permettono di continuare con due attacchi aggiuntivi. Gli attacchi successivi non necessitano di energia, quindi... Così. Perché non lo fa? Ecco. Allora, mi piace molto, è importantissimo il fatto che non puoi spammare. Cioè, se io spammo fa questo... E non mi fa il terzo attacco. Invece se lo faccio preciso, mi devo girare. Se Col lo faccio preciso, lentissimo. Vedi? Ne puoi fare di più. Ne faccio uno in più. Perché bisogna rispettare le tempistiche degli attacchi. È molto figa questa cosa. Se ti sforzi troppo non puoi farlo. Non puoi fare più cose. Non puoi fare la cacca se ti sforzi. Devi concentrarti.
Lo proverò su di te. Adesso mi racconti una cosa. Stavamo andando a prendere il Mac, appunto, e siamo parcheggiati tipo lontanissimo. E siamo dovuti passare, ha senso? Faccio fatica a switchare quelle lingue, sono molto confusa. Siamo dovuti passare davanti a dei negozi chiusi. E a un certo punto stavo lì a provarmi la sigaretta. Ho guardato dentro un negozio tutto spento e c'era questa figura che pensavo mi stesse guardando. Invece era un manichino e ti ho pensato. Tu perché hai pensato, Raff? Perché lui ha super paura dei manichini. Ah, per la questione manichino. Ho pensato se ci fosse stato Raff si sarebbe cagato sotto. Io ti giuro, mette una paura assurda. Oh madonna! Perché ho visto, c'erano tutte vetrate grandissime. No, è stato bellissimo. Ti ho visto. Tutte vetrate grandissime e c'era questa luce soffusa perché il negozio era chiuso. Ti giuro, Raff, pensavo mi stesse fissando. Poi ce l'avevo proprio diretto. E invece era pure di spalle, capito? Solo che mi sono girata, l'ho visto di sfuggita sta figura in piedi nel vuoto. Ho detto, porca troia. Invece no. Mamma mia. Mi sono fatta la porca addosso. Madonna, che bello. Masteriamolo. Allora, vuoi platinare? Vabbè. Honest. What's up? Yes. What up, puoi dirlo forte. No. Capacità boss shuriken aumentata. Io ti dico solo che al museo delle cere mi è venuto attacco d'ansia. Mamma mia. Greve. Quindi non solo manichini, pure roba che può essere inerente. Che brutto. Cos'è? Costa vera, guarda. Morishio. Cosa mangiare? Si dice che il sale protegga dalla cattiva sorte. Si dice che il sale purifichi. Si dice che il sale calmi i kami della terra. Forse questo morishio potrà garantire un buon raccolto, o la nascita di un neonato sano. Ma a prescindere dalla grazia con cui sarà ammonticchiato questo sale e dalla pregiata fattura del suo piattino, non sarà in grado di proteggere dalla lama di un assassino. Questa è poesia! Ma a prescindere dalla grazia con cui sarà ammonticchiato questo sale e dalla pregiata fattura del suo piattino, non sarà in grado di proteggere dalla lama di un assassino. Sei contento? Magia pura. Sei soddisfatto e appagato? Magia pura. Salamini e Beretta spariscono in fretta. Ti piacciono le rime? Sì. Allora, andiamo avanti. Pure la rima. Un haiku, esatto. È un haiku, è vero. Un po' lunghino, però sì. Anche perché un coglione che faccio. Anche perché non credo sia. Se non sono i rima gli haiku, non credo. Non necessariamente. Un coglione che faceva parte dello staff si è mimetizzato tra le statue. Che stronzo. Bellissimo. Scusa. A un certo punto si è mosso e da allora ti credo. Ma io gli menavo, gli tiravo una stecca in faccia, sicuro? Per autodifesa, sicuro l'avrei malmenato. Che bella idea andare su un tetto con una katana addosso durante una tempesta con il temporale. Ma lui è un samurai, che cazzo di tempo. Sono proprio un samurai. Beh, sì. Avevo 10 anni. Se adesso penso che era ancora in ospedale e pronosi riservata, ma sicuro. Ma che stavo scherzando? Cioè, anche perché se mi fai una cosa del genere mi autorizzi. 100% mi autorizzi.
La cerchi proprio. Qua stanno seccato. Questo perché voglio provare a fare la mossa finale e non riesco. Mamma mia, che mal di pancia. Ti tiro forte. Resti in polpetta. Che buone le polpette. Vorrei un sangue. Una cosa che non mi piace tantissimo, che non è il sangue, però sicuro quello è buonissimo. La mia vita. Una cosa che non mi fa impazzire di questo gioco è che non è chiarissimo come far a stordire i nemici. C'era una combinazione particolare? Tipo questi con l'armatura in teoria si dovrebbero poter stordire. Io mi ricordo che ti ha detto una certa, guarda, cioè questa combinazione che li stordisce. No, ti dice solo che li puoi stordire. Era quello, non so. Mancia. Mio padre, per colpa di un dente e conseguente faccia gonfia, ha mangiato polpette per una settimana. Che buone, però. Le udirà. Ah, lì c'era una. Buone, però, le polpette. Io quasi quasi. Guarda le teste tutte impalate, che impressione. Ti piacciono? No. È una cosa terribile. È una cosa veramente super cringe. Sondaggio flash, vai. Siamo pronti. Ma c'è già stato. Ah no, c'è già stato, è vero. Non l'ho visto. Mortacci. Onore ga taisho ka? Moshiku wa tada no teshiteru suginu ka? Sto stronzo. Waga kimi no nano moto ni inochi o ayameru koto wa omareta kakikoto. Sono contento, si impara. Omae no tsugi wa ikka. Shitashiki mono domo. Sì, sto aspettando. Mina goroshi de. Naze agaku? Ma per te posso fare, non ti preoccupare. Onore o cuco de nai. Cretino. Questo è un boss, Mortacci. Oddio. No, ma che è, ma che cazzo, guarda. Ma lei quasi che così riprendi la vita. Ma... Che gioco è? È il Perry di Last of P, inutile. Non so come si fa.
Sono morti. E ripeti a per leggere mosse. Perché vuoi leggere mosse? Non... Sì, perché ti dice quale ti fa recuperare la vita. No, è fare la mossa finale ti fa recuperare la vita. Fare la mossa finale. Ho capito. Però non ho capito allora perché non la fai. Perché per farla deve essere stordito l'avversario. Ah, ok. Dopo la tempesta. Completa il capitolo 2. Chissà se si può rigiocare il capitolo 2. Ma vaffanculo! Che coglione! No, sono troppo arrabbiato. Aia. Che situazione? Sono morti tutti? Questo perché ha pensato a quegli altri invece che a lui. Destino degli altri, destino nostro. Certo. Yomi e no to ni tsukaremashita. Mura wa michibiku mono o motomete imasu. アイコ殿が、なるべきです。アイコ殿は強く、村人も敬っております。天涯孤独となってしまいましたが、皆のために。うん、せいそうな。お一人ではありませぬ。先生にお誓いしたように、私があなた様をお守りすると、お誓い申し上げます。 Invece te ho lasciato da sola. Torniamo è morta, 100%. I filmati mi sembrano girati da Tarantino per la regola delle inquadrature. Ma infatti è molto... è proprio bello. Cioè, comunque, si vede che c'ha una direzione artistica dietro. E contro. L'unica cosa è sta roba dei grigi che mi turba proprio. Madonna santa, però! Siamo tornati troppo tardi. Io non voglio sta roba. A me mi mette l'angoscia. Io già sto male di mio. Non voglio pure l'ansia. Trovaico. Ho vissuto molti giorni bui. Che lo facciamo prossimo. Tardi? Eh sì, perché stiamo iniziando. Ah, sì, è mezzanotte. Vabbè, fammi leggere. Ho vissuto molti giorni bui. Non ho detto così, ho detto vabbè, fammi leggere. Nonna, non ho detto così. Ho vissuto molti giorni bui, ma nessuno terribile come questo. Kamikawa Mura era una trappola, un'esca intrisa di sangue. La mia casa, la mia Aiko, lasciate senza protezione, solo perché potessi inseguire un trofeo. E Morimitsu, i miei amici, sono morti perché mi hanno seguito. Ora le fiamme si levano e gli assassini infestano le strade. Ma Aiko sa bene quanto me cosa fare. Voglio credere che sia al sicuro. Come si salva in questo gioco? Dobbiamo andare al falò. Il falò. All'altarino. Ma avrà salvato inizio, capito, no? Vabbè, comunque andiamoci. Immagino ce ne sarà uno. Sta disperando. Non è molto incoraggiante. No, non promette bene questa cosa. Ah!
Però che palle. Cosa? Non mi piacciono le storie troppo tristi. Aiko! Aiko dono o mita mono wa oranu ka? Scusa, hai visto Aiko? Col piede in testa. Che schifo che fa. È veramente impossibile, mancano i piedi. Non trattarmi male, War. Stasera tocca a me trattare la mano. Ah, non trattarmi male, War. Diceva a te, hai capito. Martello da fabbro. Con ciascun colpo di martello, il fabbro onora Kagutsuchi, il kami del fuoco e della forgia. E tu il Kagutsu. L'impetuosa violenza della sua nascita relegò sua madre, Inazami, nel regno dei morti. Se non venisse placata, la furia di Kagutsuchi distruggerebbe noi tutti. Guarda che martello. Tutto rotto. Testa. Sono scomparso. Eccomi. Nascondino. Buongiorno. Che bel momento. Sono in ritardo, estremamente in ritardo. A ogni passo vedo il volto di un amico deceduto. Non so se sia rimasto ancora qualcuno da salvare, ma farò il possibile. Ucciderò i demoni che hanno causato tutto questo. E troverò la mia Aiko. Morta. Però questo l'aggiungiamo. Beh, testi di cazzo questi comunque. È un pochino. Ma perché sono venuti a rompere i coglioni a noi? Guarda che cazzo hanno fatto. Che bisogno c'era? Ed ecco il nostro altarino. Molto catchy. Molto belin. Non si possono rigiocare i capitoli. Magari si sblocca alla fine del gioco. Ah, può essere. Che cazzo vuoi? Molto carino. Carino, vero? Meno male che non hai scelto una ciofeca. Ma perché? Io scelgo solo giochi belli. Ma tu scegli sempre ciofeche. Ma non è vero. Su via. Mamma mia. Su via. Oggi ho fatto giocare a Martina la demo di Final Fantasy. Ma non le è piaciuta molto, purtroppo. No, no. Vedi, sbagli sempre. Non è il mio genere di gioco. Non mi piacciono i Final Fantasy. Continuo a pensarla in questo modo. È meraviglioso perché comunque è bello. È inutile prendersi in giro. È bello graficamente, è bello il gameplay, è divertente, è bella la storia sicuramente, però non è il mio tipo di gioco. Lo so, Matt. Però non mi è piaciuto, non ho detto che non sia un ottimo prodotto. E invece no, perché quella è proprio la parte weeaboo, capito? Non è la parte tradizione. È questo il problema. Che a me le cose weeaboo mi hanno stufato tantissimo, in realtà. Comunque. Sei falsa, Simone. Comunque, Final Fantasy uscirà, tra l'altro, tra giovedì... Giovedì questo esce? Mi sa di sì. Sì, mi sa proprio di sì. 23. 22. Sì, esce giovedì. Quindi ormai ci siamo quasi. Ragazzuoli, tra 9 giorni, non manca molto. Non vedo l'ora. Amici, grazie mille per averci fatto compagnia, per essere passati. Ma no, allora non è questo di giovedì, è il prossimo ancora. No, non è questo giovedì. Non è tra 9 giorni. No, 22. No, è di meno, infatti. Tra 5 giorni, Matt. Scusate. Mi pare che sia il 22, ma non vorrei dire cazzate. È tra 5. Ah, ecco, infatti. C'era qualcosa che non mi tornava. Non vorrei sbagliarmi, Non vorrei, magari sto dicendo una stronzata, quindi correggetemi, ma penso esca proprio il 22. Anche perché Tarta mi ha fatto una testa così per tipo... Da quando l'hanno annunciato, quindi... Credo che ormai di aver imparato il 16. Ma di che? Ma come il 16? Il 26, no, mi pare... Alexa, quando esce Final Fantasy 16?
Grazie mille. Grazie, esce nell'estate del 2023. Metto posa la droga. Vabbè, comunque, Raf mi pare di capire che sia abbastanza ferrato. Sì, quindi 22. Lo so, purtroppo è andata così, Matt. Dovrei fare una scelta. Aspettare o finire Origins, oppure non aspettare. Vado a fare un succo alla vera, che schifo. Ciao belli, buona serata, fate i bravi, buon weekend. Ci si becca martedì con la fine di Dredge. Speriamo. Vabbè, la fine sicuramente. La fine sicuramente. Il platino vediamo. Ciao belli, a martedì. Buonanotte ragazzi, buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Buonanotte. Basta, buonanotte. Call me anytime, you can see the lightning. Don't you feel alone, you can always find me.